innanzitutto ringrazio il sindaco di Bergamo, ringrazio per aver invitato in questo territorio. C'era già stato nel passato, è stato risolto con la relazione, siamo venuti qui su una costruzione, non era di nulla di fare, c'era una manifestazione. Non mi ero però soffermato, né ho avuto un invito, diciamo, di questo genere, vale a dire un invito anche destinato a affrontare, comunque essere messo a conoscenza e poi in qualche modo dare un supporto, una collaborazione per quello che sono quelli che sono i problemi di famiglia di edizione. Io ringrazio il sindaco Andrea, ringrazio tutti i sindaci che oggi stanno, è stata un'idea di provare a passare una serata tutti con noi. E devo dire che certamente non mi chiedevo qualcosa parlare, se era più difficile fare il sindaco, comunque sono due mestieri piuttosto complicati. Certo è che per esempio prima di vedere i nostri cittadini, una buona parte di loro vi ha eletto, e vi chiedo, ma anche chi non vi ha detto viene a chiedere, ed è una, sono richieste anche quotidiane, anche mie, perché voi avete fatto riferimento di persone che portate per strada, addirittura credo vengano portate anche per strada, la strada portata da un'altra. Non è un compito facile. Io oggi ho voluto essere qui, come vedete, c'è il molto applicato della prefettura, quindi siamo in attesa, credo che per un governo nazionale appena chiamato, eccellenza, tra 20 minuti e poi il vicario della questione. Allora, siamo qui, abbiamo voluto essere presenti e lo abbiamo fatto di buon grado per dare anche un segnale di attenzione e di vicinanza, e segnale di attenzione e vicinanza che abbiamo anche dato in maniera un po' più tangibile. D'accordo che ci sono stati sicuramente maggiori controlli, c'è stata anche una maggiore presenza in questo territorio, il territorio dell'area dove voi tutti siete, anche di altre parti, di altri polizi di Stato che ha fatto tan forte all'area della Regione, che è competenza generale, però di razza una competenza più specifica. E comunque per rafforzare il controllo sul territorio. Però noi poi dobbiamo anche distinguere quello che possiamo fare e possiamo, come voi, ovviamente al prefetto si può fare, e quello che invece sono questioni che si svolgono un po' al di sopra di tutte le nostre teste, compresa quella del prefetto. E che spesso siamo costretti a subire. Innanzitutto devo dire che con piacere ho colto questo segnale di rinnovamento, di interesse rinnovato per il territorio, per le comunità di cui si risiede. Lo avete detto più di uno, c'è stato chi ha detto che io voglio lasciare spazio ai giovani, qualcuno più giovane che sia, non voglio dire più motivato, ma che insomma metta delle idee nuove, delle energie nuove. Mi pare che le energie e le idee nuove ce le state già mettendo. Devo dire che con molto piacere ho ascoltato, ho appreso che c'è questa associazione di questa unione tra i sindaci della stessa area, che hanno probabilmente capito che i loro piccoli comuni, i loro comuni da soli non possono ottenere, mentre invece quando si è insieme si può pensare anche a dei progetti più ampio respiro, e che poi
tutti hanno parlato delle strade che non vanno, dei collegamenti che non ci sono, delle ferrovie, dell'aeroporto e quant'altro, ma se nessuno di voi può risolvere questo problema o affrontarlo pensando di poterlo fare e ottenere un qualche successo da solo, bene, quindi quello che avete posto in essere, su questo noi, io come prefetto, come prefettura, certamente ci saremo vicini. Saremo vicini anche istituendo un osservatorio, se vogliamo, in modo tale di far sì che le vostre proposte, quello che viene da voi per che si favorisca lo sviluppo di questo territorio che avete definito terrestre, ma che è ricco di bellezze naturali, paesaggistiche, storiche, culturali e chi più ne ha più meritato, affinché tutto questo si traduca poi in qualche cosa di più concreto. Allora, la prefettura vi sarà vicino e la prefettura farà sicuramente da tramite, che poi non è che la prefettura abbia dei poteri per poter accontentarvi, accontentare tutti su aspetti che toccano temi di così grande importanza. Ho parlato dei collegamenti, ho parlato anche dell'economia, ma sono tutte cose che vanno costruite e portate all'attenzione anche superiore, con l'attenzione anche della regione, non abbiamo soltanto lo Stato, voi qui parlate dello Stato, perché ovviamente perché ci sono io, perché c'è lo Stato presente, ma non dimentichiamoci c'è anche un ente che si chiama regione e che in qualche modo deve intervenire per essere al vostro fianco. Questi che possono essere quindi dei progetti, delle soluzioni, delle idee che ne avete, perché alcuni di voi sono alla guida del proprio comune soltanto da due mesi, ma mi sembra che ci sia già uno slancio significativo, importante. Nei prossimi mesi questo si può tradurre, questo slancio, questo impeto per cercare di dare una risposta anche ai cittadini per lo sviluppo dei vostri territori, si possa tradurre anche in qualche proposta più concreta. Io mi incarico di portarla all'attenzione di, ovviamente del governo, ma anche per esempio gli aspetti relativi alla questione della viabilità che ho dato riferimento, siccome io ho un ottimo rapporto, abbiamo anche di amicizia con il presidente dell'ANS, Armani, mi farò portavoce di queste esigenze, però se voi anziché dire, ma siete già su questo percorso, anziché dire io ho il problema della rotonda che non c'è, ho il problema della strada dove sono le buche, devo sistemare, riuscite a dare una visione, un pochino, un progetto, ecco, un pochino più chiaro, un pochino più globale e tale che possa essere utile a tutti quanti, io non ne faccio sicuramente troppa luce. Avete pensato tante cose, adesso qualcuno forse mi sfugge pure, ma vi potete anche fare delle domande più specifiche. Ci sono alcuni aspetti che però su quali non possiamo, nessuno di noi può andare in città in maniera significativa. Noi siamo in un periodo, secondo me, non è un tristissimo punto di vista, ma per chi avesse letto i libri di Naomi Klein sullo shock economy, quando parla delle fasi in cui l'economia subisce uno shock forte per poi rivedersi, comprenderà come siamo proprio in questa fase. Noi siamo in un momento veramente molto difficile, voi state facendo esempio, io prevedo, ma voi state facendo esempio in un momento tra i più difficili. Avete evidenziato tutti come ci sono idee, c'è la vostra volontà, dovete fare, dovete dare risposte, poi mancano le risorse economiche soprattutto, perché poi parliamoci chiaro, è stato detto da tutti i sindaci, noi facciamo benessere dei cittadini, anche di tutti quei problemi anche più inutili, quali dicevamo prima, no? La signora che deve andare all'estero non ha i soldi
i problemi poi alla fin fine si riducono alla questione della mancanza delle risorse economiche, su cui purtroppo in questo particolare momento non mi sento di poter dare una, poi sono nemmeno titolato a dare una, diciamo così, una risposta possibile. Oggi ho preso la previsione che siamo, che la crescita in questo mese è pari a zero, cioè siamo veramente in un momento di grande difficoltà con l'Europa che ci guarda, con l'Europa che ci imbriglia, che ci dà dei percorsi anche molto difficili da seguire. Ma non mi sembra che voi siate però diciamo spaventati da questo, sicuramente preoccupati magari, però mi pare che cercate di dare risposte e dice questo vicario. Voi cercate di dare delle risposte difficili, sempre più difficili da dare, però il comunque spazio era appena arrivato. E chi è? Il numero uno. Gli dica che è arrivato. Le risposte che sono molto difficili da dare, ma avete questa volontà. Tra l'altro, essendo di candidati a sindaci, avete certamente messo in preventivo le difficoltà che avreste dovuto affrontare e ci provate e lo farete senza altro. Il problema, quindi quello delle risorse, è un problema che va affrontato e portando anche conoscenza nel senso centrale del governo, quelle che sono le cose che non, ma io guardate non credo che nella compagine governativa ci sia qualcuno che ignora, possa ignorare in che condizioni sono i comuni, in che condizioni sono specialmente poi i comuni in una terra difficile come la Calabria. A me quello che piacerebbe, mi fa piacere, che farò sicuramente con la vostra collaborazione, è portare l'attenzione delle governative quelle che sono le potenzialità che voi esprimete, per far sì, per far capire che non c'è soltanto, lo diceva prima, non mi ricordo chi di voi, forse il sindaco ha parlato dell'ultimo, non c'è più soltanto quel piangersi addosso, no, questo l'avete messo già da parte, perché state facendo un qualche cosa che è molto, è un qualcosa di propositivo. Ecco, allora, quello che dobbiamo far capire è che i comuni calabresi, adesso parliamo di voi in particolare, ovviamente, non si piangono più addosso, i sindaci, le persone, le collettività non si piangono più addosso, ma vogliono fare, certo che può essere in qualche modo attività, perché altrimenti diventa molto difficile, se non è possibile ottenere dei risultati. Non mi dilungo oltre, spero di non aver dimenticato nulla, perché poi annotavo mentalmente alcune cose di quando. Cioè, scusate, secondo me un problema importantissimo è quello di far capire al governo che il sistema di protezione civile o ci danno anche, non soltanto la responsabilità, ma anche gli strumenti proprio per intervenire, perché voi lo sapete meglio di me che parte da coordinamento. Ma qui se viene un terremoto, speriamo di no, cioè nel nostro territorio si arriverà, se si arriverà, perché il Stato non ci sono, dopo 3 giorni, 4 giorni, quindi nel frattempo che interviene e come interveniamo se abbiamo ha ragione. Quindi, cioè riempire di maggiore contenuto anche questa responsabilità. In questa diciamo così concordanza di vedute, in questa chiamiamola associazione che in qualche modo avete voluto fare, mettiamoci anche delle proposte. Facciamo una proposta organica, una proposta articolata dove tutti questi aspetti, lei ha posto un'attenzione su un argomento importante, io non parlavo soltanto delle strade perché possono essere fare da volano ad una economia depressa, che possono essere utili ad attirare anche i turisti e quindi è sicuramente un aspetto importante, ma se uniamo questo aspetto a quello a cui lei ha fatto ora riferimento, se si verifica una catastrofe,
per quella che è successa pochi giorni fa ad Amatrice e ai paesi di Torino, che peraltro mi pare che siano molto meglio dal punto di vista delle strade. Se avete visto, oggi Amatrice è tornata raggiungibile perché hanno riaperto tutto i militari, hanno riaperto a tempi record una strada, facendo un ponte, ma fino a ieri questo ponte, questa strada, stava nelle condizioni probabilmente delle strade che penso. Però oggi c'è una sensibilità sicuramente anche maggiore, visto che poi gli eventi a volte fanno arrivare, diciamo, il pensiero da dove un attimo, un momento prima non c'è stato. Quindi ben venga questo, traduciamo in una progettualità che sia concreta, abbordabile anche dal punto di vista della fattibilità, perché non ci inventiamo cose che non possono essere fatte, e colleghiamo ad aspetti importanti quali lo sviluppo economico, lo sviluppo che va riguardo la parte essenzialmente dell'agricoltura e del turismo, e poi anche questa parte riguardo la protezione civile. Credo di aver detto tutto, perché poi qualcosa sull'accoglienza. Ah, ecco, sì, il tema dell'accoglienza. E poi come sta a cuore. Ma io, vedete, io vado volentieri con i sindaci, e come voi sapete, probabilmente non parlo soltanto con i sindaci. In prefettura spesso vengono i consiglieri di minoranza, gli assessori. Io aperto, quando sono prima non so come funzionasse la prefettura, non mi interessa. E io ho aperto le porte della prefettura a tutti, aperto per il dialogo e per parlare. Poi a volte mi irrigidisco, non tollero, lo dico molto francamente, quando si fanno questioni speciose e si fanno strumentalmente, magari soltanto a fini diciamo di visibilità politica. Queste non mi piacciono, però le volte della prefettura sono aperte. Testimone il mio vicario, ma anche voi credo non avete mai avuto una richiesta di incontro che sia stata procrastinata, neanche quando c'è la posizione. Che poi si riesca a risolvere il grande problema o meno dipende da tante variabili. Noi siete uomini di mondo, uomini e donne, non soltanto di mondo ma anche istituzioni, se proposte le vostre istituzioni, capite bene come la soluzione di un problema non dipenda poi sempre soltanto da una possibilità, ma c'è una serie di variabili e di circostanze che magari rendono difficile e a volte impossibile arrivare a soluzioni. Detto questo, io mi propongo anche per il futuro che la prefettura sia a vostra disposizione e collabori con voi per qualsiasi di queste tematiche di cui abbiamo parlato. Per il tema dell'accoglienza, il tema dei migranti, io vorrei, sono stato accusato da parte di alcuni sindaci di non averli avvisati che c'era nel loro territorio questo o quel soggetto che in qualche modo ha predisposto o intende dare accoglienza ai migranti. Allora, innanzitutto vi faccio subito presente che ho disposto pochi giorni fa, sulla base poi ognuno di noi si perfeziona con il dialogo, con il colloquio, no? E ho disposto che siano pubblicati sul sito della prefettura tutte quelle che sono le manifestazioni di interesse che da chiunque provenienti per la realizzazione di centri di accoglienza temporanea, cioè di accoglienza straordinaria temporanea. Ho sempre chiesto anche ai dirigenti di avvisare i sindaci nel momento in cui mandiamo dei migranti sul luogo del lavoro. Mi è stato chiesto da vari sindaci di avvisarli in quel momento, ma un po' prima rispetto appunto a queste proposte, a queste manifestazioni. Cosa che faremo? Così ognuno di voi saprà come stanno le cose. Io credo che si debba distinguere poi anche tra accoglienza e accoglienza, l'integrazione.
essere anche una risorsa queste persone che vengono, perché in qualche modo io riesco a rivitalizzare la scuola che stava per praticamente essere chiusa, la grande chiara, poi alla fine nasce una persona all'anno, un bambino all'anno, e insieme in dare le cose da fare. Possono essere anche quindi una risorsa. C'è anche un programma, un progetto del Comune del Sentito, l'evento di gennaio, il progetto Mancone, il capo del Dipartimento dell'Immigrazione, sta cercando di promuovere proprio per far sì che i migranti siano utili anche alle comunità locali nelle quali saranno inseriti. Noi dobbiamo distinguere però tra la prima accoglienza e quelli che sono dei progetti. La seconda accoglienza. E quelli che sono allora, i progetti. Avete inviato una lettera da prima dove spiegate sì. L'accoglienza e i vantaggi diretti. Venendo un momento all'aspetto della prima accoglienza, io devo dirvi che non è che il prefetto lavora con i sindaci, anzi il prefetto chiede la collaborazione, l'abbiamo chiesta più volte, e se devo dire accuratamente, perché abbiamo pubblicato vari bandi, vari avvisi, perché per ottenere la collaborazione dei sindaci, perché poi non vi dimenticate che di fronte ad un fenomeno come questo migratorio che stiamo subendo tutti quanti, io non meno di voi, dobbiamo dare una risposta pronta. Allora, noi abbiamo a volte l'asilo, mi ricordo sempre spesso, nella maggior parte dei casi, arriva la sera, verso le 19 sera, la richiesta, non la richiesta. Diciamo cosa come stanno, l'ordine, perché parliamo di ordine al Ministero di collocare un certo numero di migranti. E sapete quante volte abbiamo cercato di evitare questa possibilità? Ci poniamo qua praticamente quasi sempre. Ci viene detto, sapete che cosa mi dicono al Ministero quando chiamiamo, scriviamo, a me come agli altri europei, forse qualcuno dei più importanti riesce un pochino ad arginare, ma nemmeno ci riesce, perché poi alla fine, quando arriviamo ai numeri a cui siamo arrivati, non c'è pace per nessuno, mi dicono arrangiati, ti devi arrangiare. Allora, noi abbiamo avuto le manifestazioni, gli avvisi che abbiamo pubblicato, abbiamo avuto la risposta da parte di operatori privati, da parte delle organizzazioni comunali, i sindaci c'è stato pochissimo, ma io comprendo che non ne faccio un addebito a nessuno, perché comprendo le difficoltà che vi trovate. Però delle due cose, quando al prefetto si dice, come è stato detto ieri, noi tra ieri e oggi mi pare che abbiamo 160 migranti che devono essere sistemati, signori miei, io non posso stare lì a guardare se l'operatore, il privato che ha partecipato non ha preso prima contatti con il sindaco, comunque il sindaco non è stato avvisato. Io ho detto, ripeto, adesso faccio mettere tutto sul sito della prefettura, però li devo sistemare, perché quando arrivano gli autobus che ci portano dal Rodone, dalla Sicilia, anche dalla Lampedusa, adesso stanno portando anche quelli di Lampedusa, da qualche parte, li dobbiamo ospitare anche in maniera adeguata, perché abbiamo gli occhi puntati, parte dell'Europa, ma delle associazioni umanitarie che stanno lì a guardare anche che cosa si fa, come vengono ospitati. Nell'emergenza noi utilizziamo subito quelle strutture che in qualche modo sono pronte, anche perché tenete presente che chi partecipa, fa la manifestazione di interesse, poi non sempre ha la struttura pronta, ma non considerando peraltro che, come vi ripeto, noi abbiamo poche ore come prefettura per disporre quello che è necessario per l'accoglienza. Allora, detto questo, io voglio invitare, vi invito voi perché siete qui, ma l'ho già detto ai sindaci, l'ho detto anche in altre circostanze,
anche quando ci siamo incontrati a giugno per, con i nuovi con i sindaci neo eletti e quelli che sono stati confermati alla guida delle proprie amministrazioni comunali. Dobbiamo cercare di venirci incontro. Io posso capire, comprendo, cercherò di comprendere le vostre esigenze, ma altrettanto deve venire da parte vostra, vale a dire che se ci sono delle cose che non vanno in qualche maniera, in qualche struttura, dobbiamo trovare però il modo di poter ospitare i migranti in un'altra struttura, magari che possa essere utile allo scopo. Nessun sindaco pensi che che elimina il problema venendo a dire al prefetto: io nella mia città non li posso, non li voglio, perché poi abbiamo chiaro, si parla di solidarietà, di integrazione, di accoglienza, tutti si riempiono la bocca di queste belle parole, e io poi voglio vedere i fatti, perché poi i cittadini, le collettività, gli altri sindaci, tutti sono in grado di capire laddove ci sia la parola solidarietà, la parola accoglienza, la parola ospitalità, seguono anche i fatti. Allora, nessun sindaco pensi di togliersi il problema dicendo: io qui tanto non ci ritengo, ma sono sicuro che non è nei vostri pensieri, nemmeno di quelli degli altri sindaci. Quello che chiedo però è anche qui una proposta. Voi sapete che nei centri di accoglienza noi dobbiamo offrire determinati servizi ai migranti che riguardano il vitto, il vestiario, che riguardano l'igiene, le medicine, l'assistenza sanitaria, l'assistenza legale. Noi la prefettura non è che può pensare di portare i migranti in questa o quella casa di una qualsiasi città. Parlo sempre della prima accoglienza, stiamo parlando di questo, perché non è possibile che sia dire: vabbè, mettiamo 4-5 migranti in una casa e poi tutto il resto, questi servizi, chi è che lo offre? Allora, io vi chiedo un aiuto. Cercate di darlo questo aiuto, perché altrimenti non andiamo da nessuna parte.